Terre, sapori e vini, ancora l'Étoile de Limougen, edizione 2017. Questa volta con me c'è una bella signora che si chiama Tania Boianelli. Con lei parleremo dei prodotti italiani presenti alla manifestazione, ma tutto a suo tempo. Tania, intanto spendiamo ancora qualche istante per ricordare che cos'è l'Étoile de Limougen. L'Étoile de Limougen è una manifestazione giunta oramai alla 12ª edizione che raduna i più grandi chef stellati e direi anche pluristellati del pianeta. E abbiamo quest'anno anche una bellissima formazione di chef italiani che quindi insomma dà lustro a questa manifestazione che di suo ha già la capacità di raccogliere il meglio della gastronomia. Un festival vero e proprio, possiamo dire, quando la grande cucina dà spettacolo, però anche ambientato il festival all'interno di una cornice meravigliosa che è Mougin, questo villaggio stupendo. Dici molto bene, Mougin intanto è nota per essere patria d'arte, conosciuta per essere stata patria di Picasso, quindi da qui tutta una letteratura legata al mondo dell'arte, degli artisti, ma anche proprio un vero e proprio mercato fiorente dedicato all'arte. E poi ovviamente la patria anche del Moulin de Mougin, mitico ristorante che ha avuto grande fama, sempre stato di grande fama internazionale, legato allo chef Roger Verger, che purtroppo è scomparso. E questa manifestazione deve veramente, grazie alla vedova che ha voluto mantenere in piedi l'attività, un po' i natali a tutto questo pregresso. Ecco, io ho detto prodotti italiani perché per esempio alle nostre spalle ci sono prodotti siciliani e pugliesi, ma non solo. Sì, abbiamo voluto dare lustro alla nostra amata patria con una rappresentanza degna, oltre che di chef, anche di prodotti, e quindi abbiamo selezionato delle chicche gastronomiche dedicate soprattutto al bacino mediterraneo. Allora, tra le tante cose presenti al festival c'è anche un corso, un viale, chiamiamolo così, con i trucks, cioè con quello che è un po' lo street food, però firmato anche da grandi chef. Assolutamente sì, perché ovviamente Mougin vuol dire anche accoglienza, ospitalità, e quindi hanno pensato giustamente anche ad una pausa a ristoro animata, perché comunque si chiama Live Bistro in quanto c'è sempre della musica di sottofondo, e sono presenti anche qui dei food assolutamente selezionati, perché voi sapete che i francesi comunque fanno sempre le cose a regola d'arte. Completiamo in bellezza, Marcellino dalla regia, perdonami, ti rubo ancora 30 secondi. Tania, la tua esperienza all'Étoile de Mougin. È un'esperienza che oramai è datata di 3 anni, io sono arrivata qui come giornalista la prima volta per osservare, la seconda ho portato una piccola delegazione di chef italiani, fra cui il maestro Gianluca Fusto, maître pâtissier di fama internazionale, ma ho voluto anche creare una sinergia fra chef e prodotti e quindi portare una rassegna di selezioni di chicche gastronomiche del bacino mediterraneo. Tania, grazie ancora della tua partecipazione. Étoile de Mougin 2017, terre, sapori e vini, anche in questo caso possiamo dire viva l'Italia. Viva l'Italia.